Da diversi mesi stiamo illustrando il programma del sottoscritto candidato a sindaco della città, con dei brevi video che con grande soddisfazione sono ascoltati e visti da molte persone. Abbiamo iniziato con diversi argomenti, sistema culturale pozzallese, abbiamo parlato della Giuffrida, abbiamo parlato dei servizi sanitari come il PTE che sono insufficienti e carenti in questo paese in questo momento, e quindi del presidio territoriale di emergenza, abbiamo parlato del turismo e delle proposte relative, abbiamo parlato della casa dove è nato Giorgio La Pira, che dovrebbe a nostro avviso diventare un monumento nazionale, e quindi della rinascita anche del centro storico dove è allocata e così via. Oggi parliamo di disabilità e ne parliamo con Olga Agnello Modica, per gli amici di Gianira, che ha costruito la sua esperienza attraverso il dolore di avere un figlio disabile. De Gianira, a te la parola. Allora, noi ad oggi, come genitori di figli disabili, in particolare con disturbo dello spettro autistico, dalle istituzioni comunali ci siamo sentiti molto abbandonati a noi stessi. Abbiamo chiesto più volte supporto, abbiamo chiesto più volte la programmazione di nuovi progetti, facendo noi stessi, genitori, delle proposte da cui abbiamo ricevuto solo ed esclusivamente silenzio. Abbiamo chiesto più volte la collaborazione da parte del comune con le scuole, dove noi già genitori siamo costretti ogni giorno a batterci per delle battaglie difficili per i nostri figli e non possiamo comunque anche batterci per dei diritti che ci toccano. Abbiamo avuto problemi con l'ASACOM, abbiamo avuto silenzi e soprattutto carenze di informazione e disinformazione dalle istituzioni comunali. E abbiamo dovuto battere i pugni per ricevere i nostri diritti e ad oggi non abbiamo ricevuto se non altro del silenzio. L'obiettivo dell'amministrazione Spadola, se ci sarà amministrazione Spadola, sarà quello di rendere più funzionali tutte le tematiche in ordine alla disabilità e al mondo del dramma che vivono le famiglie con i disabili. Io credo che l'obiettivo più grosso sarà quello di, in questi 5 anni, di arrivare a realizzare un centro di eccellenza per le disabilità. L'ho detto in diverse altre volte, questo non è un argomento per noi di campagna elettorale, ma è un argomento che io ho trattato negli anni scorsi e quindi soprattutto nel 2018, quando il Consiglio Comunale bocciò la possibilità a Ciurciù, alla Fondazione Ciurciù, di realizzare e comunque di agevolare la realizzazione del centro di eccellenza che Ciurciù aveva proposto. Io voglio dire con grande chiarezza, spero che Giovanni Ciurciù voglia continuare in questa direzione e da noi troverà un'ampia possibilità di collaborazione e di accettazione delle sue proposte. Ma voglio dire che con o senza la Fondazione Ciurciù noi dobbiamo realizzare un centro di eccellenza, ed è per questo motivo, e devo dire grazie a De Gianira per le parole che ha detto e per l'esperienza che purtroppo ha accumulato in questo settore, che la prima delega che io voglio indicare sarà quella della delega alle disabilità che darò appunto a De Gianira. Le disabilità e le tematiche connesse con essa, quindi le problematiche ASACOM e così via. De Gianira farà da tramite tra le famiglie dei disabili e l'amministrazione comunale. Ho voluto dare questa indicazione per prima per la grande importanza che la disabilità riveste nella futura amministrazione Spadola.